Ringraziate il cielo che non ho fatto il video subito dopo la partita perché ero una furia. Questo sarebbe stato un ultra sfogo, super sfogo, maxi sfogo, mega sfogo. Chiamatelo come cazzo vi pare. Ma guarda, io vi giuro, va una partita così, ma che nervoso. Quindi guarda, lo chiamerò solo sfogo e ringraziamo il cielo, va, perché veramente oggi non ce n'è proprio per nessuno. Io non penso che non salverei nessuno della partita. Nessuno! Forse Skriniar, ma non salvo nessuno, vai. Proprio io tu sono Mastang interista. Allora, da dove cominciamo, ragazzi? Da dove cominciamo? Cominciamo dal fatto che... Ok, diciamo subito questa cosa, anche se non è la cosa più importante. Partiamo per ordine. Primo gol del Sassuolo, che per me è da annullare. Per l'arbitro no, ovviamente queste cose non si guardano al VAR, ripeto, il protocollo è sbagliato e bla bla bla, ok? Partiamo da questo, quindi facciamo questa premessa, ok? Poi, andiamo avanti. Perché questo non è il problema, eh. Parliamo, questo non dobbiamo usarlo come scusa, non è una scusa, non deve essere una scusa, ok? È da dire, però non è una scusa. Il problema è questo, che loro fanno l'azione, tirano centrale e Handanovic ce la fa passare sotto le gambe. È un problema? Sì, è un problema. Adesso analizzeremo i problemi di questa rosa che è difettosa, che continuo a dirlo da inizio anno. Sta rosa è difettosa. Non è l'allenatore, io non mi incazzo con l'allenatore oggi. Non mi posso per niente incazzare con l'allenatore. L'unico appunto che ti posso fare, ma forse potevi smetterti a 4, così giocavi con due centrali di ruolo e non con un adattato che è Di Marco, che ha fatto una fatica bestia oggi. Unica cosa, ma poi cosa ti posso rimproverare l'allenatore? Cioè, la squadra gioca, e io non posso dirgli niente all'allenatore. Questi sono i giocatori. Manca Brozovic, Gagliardini dentro. Che schifo, vedete che schifo, Barella che fa regista, che non è capace a farlo. Perdi un sacco di tempi di gioco, non fa filtro. E quindi questa è la rosa difettosa che abbiamo. Manca Bastoni! Deve fare Di Marco là! Perché l'allenatore qua anche sbaglia lui a non cambiare formazione, ma gioca Di Marco! Perché non è il sostituto di Bastoni? Berardi umilia Di Marco! In fase difensiva è stato schifoso Di Marco! In fase offensiva anche, non è che abbia fatto tanto bene, ha sbagliato 2000 cross. Però in fase difensiva è stato osceno Di Marco. Ha fatto proprio cagare, cagare ma cagare, cagare, cagare. Handanovic, lo schifo più totale anche Handanovic, te la tirano centrale e prendi gol ogni volta, cioè è lentissimo andare giù, cioè guardate, no, metto qua, la palla gli passa qua, qua, lui si butta, gli passa qua, ma dai, anche Handanovic, cioè basta, basta, vedi, manca il portiere, manca la riserva, e manca quello, e manca il bomber, adesso ci arriviamo, perché dopo cosa succede? Il Sassuolo è partito fortissimo, il primo tempo ha giocato meglio il Sassuolo, noi siamo anche un po' stanchi e un po'... E con un centrocampo impresentabile perché Gagliardini, Calhanoglu e Barella è impresentabile secondo me. Perché Calhanoglu anche, che ha fatto male pure lui oggi. Calhanoglu ha perso un sacco di palloni oggi, eh. Ne ha sbagliati tantissimi. Dimostrazione che la rosa di quest'anno è più debole dell'anno scorso. Quante volte ve lo devo dire? Non è più Eriksen. Eriksen è un genio, è un talento. Calhanoglu è un giocatore normale. Oh. Ah sì, della tecnica, ho buon tiro, anche un po' di visione di gioco, ma è un giocatore normale, non è un fuoriclasse. E per finire, andiamola davanti, là davanti, dove ci sono i peggiori in campo, peggio di Handanovic, a cui do 4, ci sono Dzeko e Lautaro. Lautaro voto 2 e mezzo, perché non puoi sbagliare tutti quei gol, l'avete visto nel secondo tempo? Ma l'avete visto? Che ha tirato, cioè, porta vuota, tira fuori da 1 metro, dall'area piccola, fuori, fuori. Fuori hai tirato, pazzesco. E poi st'altro inseme Nio di Dzeko, che gli do 3, che entra. E per carità, dà anche una mano alla squadra. I cambi di Inzaghi sono giusti, perché mette le tre punte. Vabbè, in realtà Sanchez che fa il trequartista è un 3-4-1-2 vero. Non come quello dell'anno scorso, dei 2 anni fa. Questo è un 3-4-1-2 vero. La squadra anche inizia a giocare meglio, ma cosa succede? Dzeko sbaglia i gol. Anche un'occasione lui che ce l'ha sul piede destro, la colpisce ma male, che non la colpisco neanche io così male, che ho dei piedi schifosi io. Ecco, neanche io la prendo così male. E dai, su. E dai, quindi cosa vi dimostra questo? Come ho detto anche nel messaggino prima, 29 tiri, 29 tiri, e non fai neanche un gol. C'è un problema. Non c'è il centravanti. Il gol del 2-0 loro. Chi è che segna? Chi è che segna? Scamacca! Oh! Oh! Botta sicura. Un'occasione, un gol, Scamacca. Tra l'altro anche il gol del loro primo gol è anche merito di Scamacca, tra l'altro. Il secondo gol, anche lì, parte da Scamacca. Perché Scamacca è un grandissimo bomber, ma gioca anche con la squadra. Capito? Questo è un giocatore completo. E io ve lo dicevo ad agosto, prendi Scamacca. No, la mummia di Dzeko, prendi Scamacca. E invece loro prendono la mummia.
Perché è inutile che stiamo a fare gli applausi a Marotta, Marotta, Marotta. Sì, è un bravo dirigente, per carità, però cioè, non puoi andare a prendere Dzeko quando puoi prendere Scamacca. Lo pagavi 20 milioni e te lo portavi a casa e non lo prendi. E adesso te ne paghi di più, ovviamente, perché il prezzo sale. È un bel giocatore, lo stiamo vedendo, guarda che ha fatto un bel gol. Però, anche qua, altra nota dolente. Io lo metto sempre tra i migliori Perisic. Oh, l'ha lasciato andare, eh. È stato là a fare fuori gioco, fuori gioco, fuori gioco. Oh, Perisic, che cazzo fai anche tu? Ma chiudi dopo, preoccupati dopo se è fuori gioco. Vai a chiuderlo, anche Perisic. Che male oggi, ha fatto un errore gravissimo. Poi per il resto anche in fase di spinta, ok. È un errore gravissimo che ti devo dare un voto di merda, ho 5 meno. Ti do. Mamma mia, anche Perisic. Oggi è disastroso. Darmian, poco niente, 5 e mezzo. Dumfries, entra, non cambia tanto, 5 e mezzo. Sì, Skriniar, lo salvo, De Vrij, anche lui così così, 5 e mezzo, cioè, ma proprio male, male sta partita. Poi, vabbè, Vidal, guardate, 5 e mezzo anche Vidal e basta. Il gol nostro è da annullare. Quindi, ragazzi, ricapitolando. Allora, la rosa di quest'anno è più scarsa. Non c'è Lukaku, che ti butta dentro e ti fa 25 almeno gol a stagione. Non c'è Lukaku. Hai Dzeko che non fa più di 20 gol a stagione, l'ha fatti solo una volta perché alla Roma c'era un signore che si chiamava Salah, ti ricordo Salah, quello che ci ha anche segnato. E che altro? E Lautaro lo vediamo che non è un bomber. Questo qua vuole anche 6 milioni all'anno. Questo non è un bomber, ragazzi, non è un bomber, però non puoi neanche sbagliare sti gol. Cioè, veramente, devi stare in panchina se giochi così, Lautaro. Devi stare in panchina. Tu e anche la mummia. Dovete stare in panchina. Però non c'è nessuno, quindi devono giocare loro. Quindi io non posso neanche incazzarmi con Inzaghi perché li mette, perché quelli ci sono. Poi, quindi, manca il centravanti. Devi prendere Scamacca. Adesso, vabbè, purtroppo dobbiamo trascinarci in avanti con questi. Dobbiamo prendere un centrocampista di riserva. Manca Brozovic. Caos totale. Caos totale. Perché sai, poi manca Barella. Riesci anche un po' a sopperire all'assenza Calhanoglu. Già là si vedono dei problemi. In difesa, ragazzi, è un macello perché è solo Ranocchia di ruolo. È l'unico che non so neanche se ritenerlo decente o no, perché per me è uno scarsone. A destra c'è D'Ambrosio, che cuore e anima è un terzino. E dall'altra parte c'è Di Marco, cuore e anima è un terzino. Cosa fai con questi? È il portiere che fa cagare, che è vecchio, è finito. E basta, ragazzi. Quindi vai a casa 2-0. Guarda, io dico anche che non mi sono anche rotto i coglioni di scrivere immeritato, sconfitta immeritata, brava ragazza. Adesso basta, è finito il tempo della comprensione. È finito. Queste partite sono da vincere. L'hai persa. Non hai fatto il sorpasso. Ti devi vergognare. Tanto, 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 tanto. Domani ti supera il Napoli. E casa, arrivederci. Ciao.